Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dove vi mostro tutta la bigiotteria che ho collezionato negli anni, quindi un po' gli orecchini che ho vicino alla postazione dove dormo, insomma al letto, e un cassetto che io non aprivo da millenni. Sì, un cassetto che non aprivo da tantissimo tempo perché tengo tutta la bigiotteria che usavo soprattutto quando ero più piccola. Degli orecchini a stella troveremo anche la collana che fa Panda, era un regalo di mia madre, e un cerchiello di un negozio Vanity, una cosa del genere che non esiste più. Si trovava a Mestre in provincia di Venezia. Ho diverse collanine di diversi marchi. Questo qui, se non mi ricordo male, o Avon o H&M, non mi ricordo neanche più di preciso, però questo posso dirvi con le pietre marroni e viola è di Yves Rocher. Ne ho approfittato per fare un bel po' di pulizia. Matrioshke, come se non ci fosse un domani, prese soprattutto da persone che fanno bigiotteria artigianale. L'unico o quasi prodotto di marca era un regalo di laurea. Trovo anche degli orecchini sparsi qui e lì. Sapete che non sono particolarmente ordinata, ma nel mio disordine io mi trovo. Qualche regalo di laurea, tipo questa collana con il cagnolino, degli orecchini che mi ero fatta fare da una persona su Facebook che ricordavano un marchio molto famoso anni fa che si vedeva anche in televisione. Poi dopo ho diversi gadget di Yves Rocher, soprattutto il tagliaunghie, le lime. Tanti orologi che ho buttato via, vecchi ossidati di Avon, quando compravo ancora tanto Avon, fate conto nel 2009, 10, 11, queste sono state un po' le annate. Un altro orologio che mi aveva regalato la mia madrina, della Stanhome, credo. E sì, si mette a fuoco perché non è collaborativa molto spesso la videocamera. Vi dicevo che comunque sono cose che non utilizzo più, ma che ho utilizzato con tanta gioia perché mi piaceva sempre abbinare il colore degli accessori con quello che utilizzavo, e anni fa ero molto fissata con questa cosa. Adesso, ora come ora, se dovessi mettermi qualche accessorio me ne frego altamente dell'abbinamento colori, ma una decina d'anni fa ero molto più attenta, e se prendevo un colore che non avevo in bigiotteria andavo sicuramente a comprarla tra Avon, Yves Rocher, online, perché comunque mi piacciono le cose che ho solo io, tipo anche queste farfalline per chiudere gli orecchini se li perdevo. Ho dei braccialetti con le perle, ero in fissa con le perle anni fa. Sono cose che non utilizzo da 10 anni minimo, cosa che potrei buttare anche tutte, ma essendo alcune tenute bene, tipo questo col fiocco di Avon, e per quello anche la collana che state vedendo adesso, ho deciso di tenerle perché ho detto non si sa mai, può sempre venire l'occasione di nuovo di sfruttare questa bigiotteria che ho fatto su. Un altro regalo di laurea, una collana con un lapislazzolo, credo una pietra azzurra. Ho anche delle collane che si sono scolorite, tipo questa sono rimasta abbastanza balba, era di Avon se non mi ricordo male, e l'ho cestinata in toto perché l'unica parte colorata che mi è rimasta è il fiocco. Peccato perché amo i fiocchi, ma no, non me la metterei mai e poi mai sul collo. Ho recuperato la collana con la stella marina che mi aveva regalato mia madre, aveva preso in qualche negozio verso Santa Maria di Sala, quindi dopo Mirano, sempre in provincia di Venezia per andare verso Padova. Ho qui anche diverse molettine che molte sono state frutto di qualche regalo, ma che per la quantità dei miei capelli ho utilizzato molto poco.
braccialetti in pandan con la collana di prima. Vedete che ho tanta combinazione. Vedete anche molte matrioshke, ovviamente. Avevo la fissa di comprarle doppie perché una la utilizzavo e magari un paio tenevo da parte per collezionismo. Collane che neanche mi ricordavo più di avere, che erano tutte anche annodate, rotte. Ho fatto veramente una bella pulizia, questa mi è servita molto più dell'armadio dove ho i vestiti. Anche qui ancora mollettine con i fiori, ero in fissa totale, ne avevo prese due, una un po' più sporca. E questa era quella che mettevo sempre vicino all'orecchio nella parte sinistra per fissare il ciuffo che si macchiava di più, oppure anche degli elastici magari recuperati da profumi di Avon, tipo questo rosa qui. Ci sono anche altri fiori, ma di Bottega Verde, no, Bottega Verde no, ma di Bijou Brigitte, sì. Anche questo marrone credo di averlo recuperato da Coin. Mentre questo bianco era di Avon, perché lo riconosco subito da come sono messe le pietruzze dentro per fare la parte centrale del fiore. Come vedete, tante mollettine, queste sono vecchissime, le usavo quando andavo alle superiori, quindi vuol dire più di 10 anni fa, anche 15. Questa invece l'avevo presa dopo le superiori, questa molletta verde l'avrò utilizzata una o due volte. Non amo particolarmente il verde, ma c'era almeno uno o due capi che avevo verde per non stufarmi di avere i soliti colori. Questa rosa nera io l'ho usata tanto, è ancora bella da vedere rispetto a tante altre cose che ho utilizzato poco e si sono già deformate. Un fracco di elastici, quindi cioè non devi più comprare elastici perché ne hai qui. Sono elastici anche che durano poco, quindi sfruttali, e se si rompono cestinali, ma ne ho, ebbene sì. Anche questo elastico, questo era molto carino con le paillette. Non mi ricordo dove l'ho preso. Vi ricordo che queste cose sono no datate. Di più ancora, e questo cassetto io non lo andavo a aprire da anni. Mi capitava di buttarci dentro qualche cartina, ma ho detto sì, puliamolo, sistemiamolo, verifichiamo cosa c'è dentro. Anche tante spille. Mi piaceva tantissimo con le giacche mettere una spilla che richiamasse o il colore della borsa o il colore delle scarpe. Collezionavo tantissimo le spille di Emily The Strange, dei cantanti punk che trovavo alle bancarelle di Natale, soprattutto o nei negozi che vendono tutto abbigliamento con i cantanti, collane pazze, matte, non di oro ma di metallo, quindi io le chiamo matte. Qui ho un ciuccio che non mi ricordo più da dove viene, e un delfino. Il delfino credo che venga da Sorrento, quindi anno 2005. Il ciuccio siamo lì, 2005-2006. Collana che ho utilizzato tantissimo alle superiori, che ricordi. Poi ho un altro ricordo, questo era il logo dell'hotel dove ho fatto lo stage in quarta superiore in estate. Non mi ricordavo di avere questi cornetti, questi sì sono di argento, non so neanche chi me li ha regalati, sinceramente, proprio boh, dubbio amletico, non lo so. E mentre questo spesso sia un regalo, sempre in argento con Gesù Cristo credo che sia, e della mia vicina di casa, e che mi sono messa sul portachiave della macchina per avere qualche santino, qualcosa. Piuttosto che tenerlo qui all'interno del cassetto, ho trovato più utile utilizzarlo come portachiave. Una collana, anche questa matta, penso fatta con delle murrine di Murano, un'isola della Laguna Veneziana. E altre mollette con dei colori particolari, perché è un verde scuro, un verde bosco quasi, che io non amo tanto, e come colore
utilizzo ben poco, e poi dopo ne vedrete un altro similissimo, forse un pochino più rovinato, ma in color marrone. E quindi sì, sono cose vecchie, sempre prese da questo negozio Variety, Vanity, che c'è la Mestre. So che l'avevano chiuso, non so se l'hanno riaperto, perché mi ricordo di aver visto ancora questo logo. C'era anche all'interno del centro commerciale Pan Panorama a Marghera. Questo è un elastico che mi piace come fiocco, come colore, ma l'ho utilizzato molto poco, dovrei sfruttarlo di più. Altri non sono elastici, sono tipo spille da mettere anche sui capelli, fissandoli con l'elastico. E questo grigio potrebbe essere interessante, perché ho dei capi grigi e starebbero molto bene. Questo bianco è un pochino più particolare, che sfrutterei un po' meno, infatti l'ho preso a saldo, mai usato, però mi piaceva questa mollettina ferma capelli, collane che avevo trovato nelle macchinette, quella tipo tutto un euro, che ci sono all'interno dei centri commerciali o fuori dalle edicole. E come vi dicevo, tante perle. Sistemando un braccialetto con perle gialle mi si è proprio rotto appena l'ho tirato fuori, però come avete visto bianche, blu, viola, azzurre erano poi i colori che utilizzavo di più all'epoca, e mi piaceva tanto abbinare con i vestiti che avevo. E molto spesso capitava che cercassi anche di trovare le stesse cose in diversi negozi. Ve lo spiegherò in questo caso. Come vedete c'è una collana con queste perle bianche e rosse con i fiori, che avevo preso sicuramente in un negozio, ma dopo troverete un braccialetto che viene da un altro negozio, e mi capitava spesso di trovare queste combo in due punti vendita con due marchi differenti. Questa collana azzurra con i fiori ha delle perle bellissime, anzi dei diamanti bellissimi, che sono rimasti nel tempo nonostante sia vecchia, però ha perso molto colore. Ovviamente questo è un ciondolo che mi hanno regalato i miei per un Natale di almeno 5-6 anni fa, con il simbolo del leone, questa stella marina non pervenuta, non so neanche da dove venga. Ovviamente il simbolo del leone, perché sono del segno del leone. Un altro braccialetto un pochino più rovinato con questo fiocchetto e perle. Un ciondolo di Yves Rocher, ma che credo di aver buttato perché uno puzzava e due era abbastanza stilato. Infatti di Yves Rocher ho ottenuto forse quasi niente, perché era tutto ossidato. C'era anche il coniglietto della Lindt, che si trovavano all'interno dei coniglietti di cioccolato di Pasqua. Collane matte di qualche maglia presa al mercato dai cinesi, anche questa proprio non so se le ho tenute, perché è un video che ho fatto mesi fa, che sto registrando adesso l'audio per spiegarvi un po' la situazione. E però sì, fate conto che molte cose le ho buttate, ma perché erano ossidate, si erano rotte. A fine video vedrete un po' il risultato finale. Sono contenta di tutto il lavoro che ho fatto. Ho visto tanto materiale che non mi ricordavo più di avere, ma che appena l'ho ritirato fuori, me lo sono messo tra le mani. Mi sono ricordata di qualche cena i sabati sera, che uscivo quasi mai perché ho dei genitori molto all'antica e avevo dei coprifuochi particolari, oppure la mia ossessione con le matrioshke. Ci sono collane che mi domando ancora dove sia riuscita a recuperarle, e la mia fortuna di trovare anche matrioshke, perché non è sempre semplicissimo, soprattutto per una come me che è un po' fissata nel collezionarle. E poi dopo sì, vengono fuori collane che non mi ricordavo neanche più di avere, ma erano spesso rivendute insieme a delle maglie che compravo nelle bancarelle del mercato. E sì, ho sbadigliato perché mi sono appena svegliata. Comunque tante cose, tanti colori, tanti abbinamenti,
bracciali e collane qui ne fanno da padrone. Questa qui con la matrioska è di Avon ed è strano che sia ancora bella integra, infatti la tengo sempre da riguardo perché è una delle mie collane preferite. E non ho tanto altro da aggiungere, ma quello che più che soffermarmi sul dove ho preso le cose, quando le ho prese, mi sono ricordata di, beh, questo ragazzo, questo bracciale è del 2004 o del 2005 di un negozio a tutto un euro che non esiste più. E quel bracciale ha l'elastico e mi è durato e mi sta durando perfettamente dopo anni e anni e anni, cosa che invece l'elastico o perde l'elasticità ovviamente o si rovina, quindi vi fa rompere e rovinare il bracciale. Ma veramente ci sono tantissimi ricordi. Questo è il bracciale che vi dicevo che ho recuperato da un altro negozio con le stesse perle e disegni di fiori rossi. Ma ci sono tanti negozi che ho frequentato e quando ho preso questo materiale che poi dopo utilizzavo per abbinare agli outfit che facevo, erano degli outfit post periodo panchettone, magari durante la settimana per andare a scuola ero sempre pantaloni larghi, felpe nere, il trucco un po' pesante, mentre poi a sabato, se uscivo con gli amici, cambiavo totalmente. Sì, è un po' strano, un po' un controsenso, però mi fa un po' ricordare la mia doppia faccia, se si può dire così, del periodo delle superiori. E mi ricorda tante belle cose, tanti bei momenti, tante persone che sono entrate e uscite dalla mia vita e, o che ne fanno ancora parte o che non ci sono più perché abbiamo tagliato tutti i rapporti. E questi erano un po' gli accessori che utilizzavo per uscire. Questo braccialetto viene dall'Irlanda con il trifoglio, la croce e questa specie di ghirlanda. Questa sì, l'avevo presa in soggiorno linguistico in Irlanda. Quindi non tutte le cose vengono anche dall'Italia, ma ci sono tanti regali, tante cose che ho acquistato con le paghette che mi davano, tanti tanti bei ricordi. Quindi posso definirmi contenta di aver sistemato tutto, ho anche fatto una bella pulizia finale. Che dite? Fatemi sapere voi se utilizzate tanto la bigiotteria e vi mando un super bacione. Ciao, al prossimo video!